Anche per la giornata di oggi, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tutta è zona rossa. Ma quali sono misure e regole adottate dal governo per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del coronavirus? Innanzitutto, per quanto riguarda gli spostamenti, la premessa è che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Da decreto, oggi sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all'interno della propria regione, una sola volta al giorno, per fare visita a parenti o amici, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di 2 persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale, e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. È importante ricordarsi sempre di portare con sé l'autocertificazione. Nei giorni di zona arancione, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, saranno chiusi bar e ristoranti mentre saranno consentiti l'asporto, fino alle 22, e le consegne a domicilio, senza restrizioni. Negli stessi giorni i negozi potranno invece rimanere aperti fino alle ore 21. Nei giorni di zona arancione saranno comunque concessi gli spostamenti all'interno della propria regione. Si potranno raggiungere case private, però, solo in due o con minori di 14 anni e una sola volta al giorno. Concessa anche la presenza di persone disabili e non autosufficienti conviventi. Nei giorni considerati arancioni chi risiede in un comune con meno di 5. abitanti potrà spostarsi anche nei comuni vicini, entro un raggio di 30 km. Una norma, però, per la quale sono previste le stesse deroghe spiegate nel decreto, ossia spostarsi all'interno della propria regione per andare a trovare parenti o amici una volta al giorno. Ancora chiusi i ristoranti, bar e gelaterie. Possibile l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione nelle stazioni e negli aeroporti. Aperti i supermercati e i negozi di generi alimentari, tabaccai, farmacie, edicole, negozi di fiori e lavanderie, ferramenta e negozi di computer, negozi di giocattoli, di biancheria e di articoli sportivi, profumerie, negozi per animali. «26 dicembre 2020/